Da esperto di diritto sportivo non posso non chiederle un commento su quello che sarà martedì, perché qui a Teramo ovviamente si aspetta molto la Camera di Consiglio del Teramo davanti al TAR e quello che potrebbe essere l'esito e quello che è stato qualche giorno fa con l'accoglimento in seduta monocratica della sospensiva dell'istanza cautelare. Sì, diciamo che siamo in una fase dove siamo usciti dal discorso del merito, si va in quello della legittimità, quindi la strettoia c'è, bisogna dimostrare che ci sono state violazioni di norme, di legge, regolamentari e quant'altro. È molto molto complicato, ma non per la questione Teramo, è un po' la storia e la tradizione dei tanti passaggi avuti al TAR che lo dice. Nel merito, ecco, credo che il Teramo si sia trovato in grandissima difficoltà con vari punti complicati da risolvere. Mi auguro da abruzzese, da sportivo e da dirigente legato per tanti motivi, dicevamo prima, questa città che si possano risolvere, ma credo che in questo momento la cosa importante sia riuscire a dare una visione ben oltre un giudizio di un tribunale amministrativo, perché il calcio ha bisogno di tante cose. Sì, in questo momento il lascia passare del tribunale, ma credo che abbia bisogno di un progetto vivo, concreto e soprattutto sostenibile, perché credo che per continuare con questo Teramo ci vogliono risorse importanti e bisognerà essere molto solidi e lucidi per poter ripartire, altrimenti le norme prevedono e consentono una ripartenza a un gradino più basso, senza problematiche di debiti, con una società completamente nuova che non ha nulla a che fare con le precedenti degli ultimi 5 anni, quindi l'alternativa è quella di ripartire con un percorso, forse con un nome diverso, ma si potrà sempre tornare a quello originario entro un paio di stagioni. Tramite un bando del sindaco che sembra essere in cottura. Sì, credo che il sindaco abbia il dovere di aver pronta l'uscita di emergenza. Certo, si augurerà primo tra tutti che il TAR riesca a ridare la Lega Pro al Teramo, però ovviamente deve comunque consentire nell'ipotesi peggiore di avere una via d'uscita. L'ultima curiosità, si parla molto anche di multiproprietà, riguarda anche il mondo dilettantistico, perché ci potrebbe essere un potenziale rischio anche a Teramo in caso di esito negativo al TAR di un Giuseppe Spinelli già titolare, a quanto si legge, insomma, di un 50% di quote della Vissartena e poi anche proprietario del Teramo. Credo che l'anno scorso uno dei motivi per cui non è stato assegnato il titolo alla società che aveva superato il vaglio della città di San Benedetto è stato proprio questo. Quindi sicuramente, se dovranno fare un'operazione simile, bisognerà evitare con molta trasparenza di presentarsi con due società.